Allora, buonasera a tutti, altri sono in arrivo, ma si aggiungeranno, hanno mandato messaggi che stanno arrivando, però insomma, arrivato a questo punto cominciamo. Volevo dire una cosa in apertura che purtroppo è una notizia dolorosa per tutti noi, perché se n'è andato poco fa il sindaco di Fallo, Alfredo Salerno, nostro collega ed amico. È stato trovato morto attorno alle 17 nel suo ufficio di sindaco, nel suo comune, probabilmente un infarto. Alfredo faceva parte di questo comitato e aveva lavorato per questo comitato. Propongo un minuto di raccoglimento in ricordo di Alfredo. Il modo migliore, io penso, appunto, per onorarlo e per ricordarlo è continuare nel nostro impegno che aveva visto lui, appunto, anche come protagonista in queste battaglie, in questa battaglia che stiamo portando avanti come sindaci. Ringrazio naturalmente tutte le autorità intervenute che hanno risposto al nostro appello, a cominciare dagli assessori regionali, Campitelli, Quaresimale, Tamario, l'onorevole Crippa, altri sono in arrivo, se li ho dimenticati poi se intervenite vi presentate da soli, ci sono capigruppo regionali dei vari partiti, dei vari gruppi regionali, l'onorevole D'Alessandro, insomma adesso qualcuno lo dimentico, ma poi mano a mano intervenite voi e vi presentate voi. Io voglio dire questo, che la vicenda che stiamo trattando oggi non è solo una questione sindacale, i sindacati naturalmente fanno egregiamente il loro lavoro nei diversi tavoli di trattative, ma è una questione strategica, noi pensiamo, per tutto l'Abruzzo, per il futuro dei nostri territori ed ecco perché i sindaci si interrogano, avanzano proposte, tutte da discutere, naturalmente da valutare e richieste. Perché non sono semplici spettatori in questa vicenda, sappiamo la pressione che esercitano anche gli operai, ma anche le aziende, la preoccupazione in generale che c'è nella nostra popolazione per le notizie che girano, alcune delle quali non sono assolutamente vere e non sono assolutamente verificate. La Val di Sangro però non c'è dubbio che attraversa uno dei momenti più difficili e più drammatici della sua storia industriale. Conosciamo vicende della Sevel, circa 500 lavoratori con contratto di somministrazione mandati a casa negli ultimi mesi, altri 250 faranno la stessa fine e poi incombe lo stabilimento polacco di Gliwice dove tra pochi mesi cominceranno a produrre furgoni di tutti i tipi, compreso il furgone elettrico. La fabbrica del Ducato, qui da noi, come sappiamo tutti, e il suo indotto si traducono non solo in un patrimonio manifatturiero, ma in una grossa fetta di PIL in export e in occupazione. Ecco perché chiediamo di poter contribuire all'elaborazione, alla progettazione di uno sviluppo sostenibile che veda partecipi le diverse forze politiche e i diversi livelli istituzionali. Sono convinto che non si debbano disperdere forze e idee concreti che vengono dal territorio, dobbiamo infatti oggi con più forza ed urgenza unire gli sforzi per attivare e per arrivare a soluzioni condivise e utili per le popolazioni abruzzesi. Se non vogliamo perdere terreno come regione e come nazione, dobbiamo puntare con una visione rinnovata sull'automotive e sull'industria manifatturiera e chi meglio della SEB, oggi del gruppo Stellantis, della Honda, due grandi player europei sono in grado di confrontarsi con gli sviluppi della transizione energetica e manifatturiera, si calcola che i motori elettrici faranno perdere il 30% dell'occupazione. Sono davvero questi i modelli dei prossimi anni? Io
Il CEO, l'amministratore delegato di Stellantis, anche di recente ha ribadito che una transizione così accelerata verso il motore elettrico metterà in ginocchio l'automotive e in particolare i furgoni che si producono qui da noi. Io non so come finirà, se questa previsione è esatta, ma quello che penso è che sia necessario mettere in campo visione strategica, risorse e progetti adeguati. Non stiamo parlando qui di una qualsiasi crisi aziendale, anzi qui non si parla proprio di crisi aziendale. La Sevel gode di buona salute, non è una delle crisi aziendali pur importanti che ci sono in altri territori della nostra provincia e della nostra regione. La Sevel, dicevo, è più che sana. Dobbiamo essere come città, territorio e come regione protagonisti, ideatori e corresponsabili della transizione, non semplici assemblatori di pezzi e componenti ideati e in qualche caso prodotti altrove. Questa è la sfida che oggi abbiamo davanti. Insomma, se non ci può essere un futuro per l'Abruzzo senza la città e l'area metropolitana di Pescara Chieti, polo urbano intelligente ed energetico, non ci può essere più, pena la sua perdita progressiva di centralità, una regione slegata dalla rilevanza del suo maggiore polo produttivo, che è quello del Sangro. Anche per questo oggi, con ancora maggior rigore, dobbiamo rivendicare con un appello accorato e deciso, meglio questo, rivolto al governo regionale e al governo nazionale, con uno sguardo all'intera comunità regionale naturalmente, la dovuta attenzione per la Val di Sangro, perché non è più possibile immaginare un Abruzzo moderno e resiliente che non affronti e provi a risolvere i tanti ritardi, le carenze strutturali e infrastrutturali, le problematiche ambientali del territorio della vallata del Sangro, con l'obiettivo di determinare un complessivo upgrading infrastrutturale del territorio. È tempo che i progetti possano atterrare rapidamente sul territorio, accompagnando la ripresa della domanda dei settori produttivi trainanti, oggi frenata drammaticamente dalle difficoltà dell'automotive dovute a problemi di approvvigionamento del materiale di subfornitura, microchip e semiconduttori. Urge quindi accompagnare la Val di Sangro verso quella transizione ecologica dei complessi produttivi troppo energivori, dando forma concreta a quell'idea di industria sostenibile che si trova poi nei programmi dell'Unione Europea e del Governo nazionale, come altrettanto urgente sembra evitare gli effetti distorsivi dei sistemi industriali oggi competitivi come quello polacco, solo perché fondati sul mercato del lavoro, su mercati del lavoro caratterizzati da regole diverse e inique e da aiuti statali. Non si tratta quindi solo di infrastrutture da realizzare, ma di processi di sviluppo da implementare. Nelle intese da fare tra governo e Stellantis, io penso che si debba puntare su questo, ma non si tratta solo di Stellantis o della Seve. La Val di Sangro e tutta l'area potrebbe diventare un polo avanzato della ricerca e della formazione dell'automotive, specializzato su tutto quello che gravita sulla innovazione, sulla tecnologia, sull'idrogeno, sulle energie del futuro, e questo non solo per i motori dei furgoni commerciali, ma anche di un intero indotto indispensabile e della mobilità del futuro. Le idee e le proposte che sono venute dalle riunioni, abbiamo già fatte alcune prima di questo, dei sindaci, e dal confronto anche con le indicazioni che vengono dall'Europa, portano a questo punto a porci una serie di domande, alcune le introduco io, poi ci saranno anche altri che diranno altre cose. La domanda è possibile, chiedo ai parlamentari innanzitutto, immaginare un modo di impacchettare nella legge di bilancio, in quello che seguirà la legge di bilancio in approvazione adesso al Parlamento, una fetta consistente delle risorse del PNRR, e qui parliamo di centinaia e centinaia di milioni, non di qualche milione di euro, in questo distretto industriale? Questa è la domanda che pongo certamente agli esponenti regionali, ma che poniamo anche innanzitutto ai nostri rappresentanti in Parlamento delle forze politiche, oggi sono rappresentati tutti. Questi fondi servono per
un improcrastinabile intervento di rifunzionalizzazione e ammodernamento. Dalla ferrovia ci sono già delle risorse, ma non so se siano sufficienti lungo il vecchio tracciato della Sangritana per poter trasportare merci dai grandi porti tirrenici, Napoli al polo produttivo, oltre che turisti tra l'Adriatico e il Tirreno. Servono per un parco energetico che finalmente affronti, anche grazie alle recenti battaglie che i sindaci della zona, che noi sindaci della zona abbiamo portato avanti per un utilizzo consapevole, sostenibile e equo della risorsa idrica del fiume e dei laghi del Sangro, Bomba e Casoli, e che fornisca energia pulita a tutta la produzione manufatturiera. La Sevel, tra le tante difficoltà che ha avuto, interruzioni continue di energia, come sapete, si è approvvigionata di un proprio, diciamo, di una propria centrale elettrica, che è naturalmente in base ai vecchi criteri, alle vecchie modi di funzionamento di questi impianti. Impianti moderni con energie rinnovabili devono e dovrebbero fornire tutta la Val di Sangro. Questo parco energetico evidentemente non costa qualche milione di euro. Servono, e mi scuso adesso con i sindaci di altri comuni, serve un porto all'altezza di questo nome. È vero, alcune risorse della ZES sono state indirizzate verso i porti di Ortona e Vasto, questo ci fa piacere, è un fatto importante, non so se ci sarebbe bisogno anche di qualcosa di più. Ciò non basta, infatti, senza puntare con urgenza ad una portualità ben definita, al di là dei dualismi che non risolvono il problema del polo produttivo. Servono investimenti anche per il miglioramento dei nostri collegamenti stradali a scorrimento veloce. Finalmente entro il 2023, è sperabile, arriverà a completamento la superstrada con il tratto mancante sopra Quadri e Gamberale. È giunto peraltro il momento di intervenire anche sulla realizzazione progettata in attesa di finanziamento, se non ricordo male, da qualche anno, della variante al viadotto Barche, la cui inaccettabile interruzione della sede stradale a scorrimento veloce rappresenta motivo di pericolo per il traffico, oltre che una strozzatura che impatta molto proprio sul trasporto pesante. Potrebbe essere utile anche il raddoppio magari della fondovalle che attraversa tutta la zona industriale, ovvero della tratta compresa tra il casello A14 di Fossacesi e lo svincolo di Altino Perano, che ci collega alla strada statale 81, considerato che anche qui è atteso da anni l'ammodernamento del tratto tra la fondovalle Sangro e Guardia Greve. Parliamo certo di infrastrutture, ma non solo di infrastrutture. Le proposte sono tante, c'è il problema della ZES, di come incrementare i vantaggi della ZES che pur ci sono nelle aree che hanno i requisiti, le aree che hanno i requisiti per stare nella ZES, al di là della zona, diciamo, di franca doganale, di questo magari poi parleranno altri amici e colleghi. Si può agire insomma su più fronti. Io quello che vi chiedo oggi è di prendere alcuni impegni precisi e alcuni di realizzarli entro la fine di quest'anno, in connessione con le vicende che accadono nel Parlamento e nel Governo nazionale. Cominciamo quindi intanto con il mettere nei provvedimenti governativi investimenti cospicui derivanti da fondi europei per opere e infrastrutture che andavano fatte nei decenni passati e non sono mai state fatte o sono state realizzate solo parzialmente o sono finanziate solo parzialmente. Muoviamoci con una visione, una programmazione coordinate e finalizzate a rendere più attrattiva e competitiva questa zona industriale. Non esistono, e concludo, un'area metropolitana e una regione sviluppate senza un entroterra produttivo che regga la competizione globale, e le industrie che possono fare questo sono qui in Val di Sangro. Le due realtà ruotano l'una attorno all'altra e la forza di attrazione reciproca che li tiene insieme li fa vivere e prosperare. Per questo pensiamo che sia giunto il momento di unire davvero le forze e lavorare tutti insieme per un futuro migliore del nostro distretto industriale e di tutto l'Abruzzo. Grazie. Siamo rappresentanti. Chi vuol parlare? Aspetta, facciamo parlare. Poi. Chi vuol parlare della regione?
accendo il microfono. Va bene. Innanzitutto buonasera a tutti e saluto i sindaci, i parlamentari. Mi sentite? Ah, ok. Saluto i sindaci, i parlamentari, i consiglieri regionali, insomma, non li cito perché sono sicuramente qualcuno, esatto. Anche perché qualcuno sta appena arrivato. Io la prima domanda che faccio al sindaco, qua abbiamo un anno e mezzo di tempo per discutere, perché insomma mi sembra che gli argomenti messi sul tappeto sono tanti e tali, e penso dovremmo stare qui almeno un paio di mesi a discutere di questo. Allora, mi sembra di capire che insomma si parla di due linee di intervento. Una cosa è Sevel, il problema Sevel, una cosa è la Val di Sangro, come renderla al passo coi tempi con la transizione ecologica. Io devo dire francamente, sarò sicuramente magari una voce fuori dal coro questa sera, che secondo me c'è un'eccessiva progettualità. Allora, noi dobbiamo essere preoccupati per il futuro dell'automotive abruzzese, io non parlo solo di Sevel, parlerei di automotive abruzzese in generale, però qui c'è un eccessivo, secondo me, allarmismo, e questo secondo me non fa bene all'automotive abruzzese. Io ho incontrato i vertici di Sevel per parlare il 19, per questo vi ringrazio per la gentilezza e per il modo franco con cui abbiamo affrontato i problemi, e ovviamente anche loro sono preoccupati di questa eccessiva sovraesposizione dei problemi che oggi effettivamente Sevel oggi non ha, e di ciò che possiamo mettere in campo per scongiurare eventuali problemi da qui a 4 anni. Allora, cominciamo a dire che l'automotive in Abruzzo rappresenta il 55% dell'export regionale, conta 25.000 addetti, e sicuramente è un comparto che si appresta a una rivoluzione senza precedenti, come ha sottolineato lei, con l'avvento dei motori elettrici, che inevitabilmente, questo non lo dico io, ma lo dicono i dati, rappresenterà sicuramente una contrazione del 20 al 30% dei costi, dei posti di lavoro, perché il motore non si faranno più le trasmissioni. È evidente che tutto questo rappresenterà un problema rispetto agli occupati dell'automotive. Devo dire che forse magari in maniera egoistica di questa cosa noi possiamo gioire, nel senso che purtroppo è vero che ci sono aziende che hanno problemi rispetto all'automotive, non legati alla Val di Sangro, magari al sud della provincia, a San Salvo. Io oggi ho incontrato i sindacati e il management intenso, però sicuramente le parti legate al motore che vedranno una contrazione dell'occupazione del 20-30%, ringraziando di oggi non riguardano la Val di Sangro, sicuramente non riguardano l'Abruzzo. Forse un ragionamento, come dicevo, egoistico, però oggi di fatto se parliamo di Sevel si fa assemblaggio di pezzi che si costruiscono altrove, si fa parte della scocca, insomma della carrozzeria, per capirci, dello stampo, e quindi devo dire che è un'isola, tra virgolette, nell'automotive rappresenta ancora un'isola felice. Voglio dire, se noi pensiamo a Pomigliano che lavora 2 giorni a settimana, se pensiamo a Torino, se pensiamo alla Lombardia, se pensiamo al Veneto, se pensiamo alle varie aree di produzione automotive in Italia, sicuramente rappresentiamo oggi in questo momento c'è da preoccuparsi, però ho detto, ripeto, secondo me questo eccessivo allarmismo, questo parlare di forse succederà, non aiuta Sevel, e sicuramente non è gradita ai vertici Sevel questa cosa qua, perché quello che oggi è ancora rappresenta un tesoro per l'Abruzzo, si fa di tutto per cominciare a definire un problema che sicuramente
dovremo stare attenti da qui a 4 anni. Il problema più grosso di Serre sicuramente, come hai sottolineato Sindaco, sarà la Polonia, ma sarà la Polonia perché il costo del lavoro è la metà, perché oggi noi in Val di Sangro assembliamo pezzi che vengono dal nord, il mercato principale per i furgoni è il nord Europa, quindi capite che con la logistica le spese sono maggiori. È un problema la Polonia perché, come sapete, in zona carta aiuti 107.3c per le grandi aziende non è consentito il finanziamento delle nuove strutture, e questo faccio un appello ai parlamentari perché possano far portavoci di questa problematica che riguarda sicuramente la Val di Sangro in Europa. Questo è il problema da guardare. Oggi però dalla nostra abbiamo sicuramente le competenze che sono in questa vallata, in particolare in Sevel, che permettono a Sevel di produrre 14.000 tipi di furgoni. Non sto dicendo una cifra esagerata perché pure io quando me l'hanno detto l'ho richiesto 2 volte, 14.000 versioni di furgoni diversi. Quindi è evidente che bisogna investire sicuramente nelle competenze, oggi nella formazione, nello sviluppo delle competenze oggi va di moda, ovvio questo richiede investimenti continui. Però oggi è quello che mantiene a galla Sevel rispetto ad altre infrastrutture delocalizzate. Vorrei ricordare che in Stellantis oggi è inutile che ci nascondiamo, il peso italiano è decisamente inferiore rispetto a quello francese, perché poi se no rischiamo di dirci le bugie. Però è anche vero che la Polonia, l'investimento in Polonia non è stato neanche deciso da Stellantis, ma era una decisione presa da FCA precedente a Stellantis, quindi voglio dire non è il nuovo gruppo che ha deciso di investire lì, ma è stato il precedente gruppo che ha deciso di investire in Polonia. È evidente che però dobbiamo fare un pezzo di strada, ognuno per la sua parte per difendere fra 3-4 anni questo grande patrimonio che è l'automotive in Abruzzo. Dovremo farne ognuno la sua parte, le istituzioni la propria parte, il governo nazionale la propria parte, la regione per quello che fa la propria parte, i sindacati la propria parte, i lavoratori la propria parte, perché ahimè, e queste cose ce le dobbiamo dire, perché sennò se diciamo sempre le cose belle e non e impopolari rischiamo proprio di essere poco incisivi, con il 10% di assenteismo giornaliero andiamo poco lontano, perché questi sono i dati, con il 93% delle 104, guarda caso il venerdì e lunedì andremo poco lontano. Quindi, voglio dire, dobbiamo pure capire che ognuno deve fare la propria parte rispetto a questo, poi rispetto al progetto presentato, insomma, che coincide penso con il CIS, voglio dire, gran parte diciamo è legato a questo progetto del CIS, insomma, presentato alla Val di Sangro, che mi sembra che si rappresenti circa 300 milioni di investimenti, di cui mi sembra una settantina oggi diciamo con progettazione pronta. Sicuramente è un progetto importante, però ritengo che non sia proprio la strada principale per aiutare le imprese oggi ricadendo in Val di Sangro. Sicuramente un progetto meritevole, sicuramente se verrà finanziato saremo tutti felici, però voglio dire, insieme a quello dobbiamo fare altro per, torno a ripetere, mantenere saldo nelle nostre mani quello che è ancora un gioiello in Abruzzo, l'automotive, e che rischiamo con un'eccessiva non preoccupazione, eccessivo allarmismo, forse di danneggiare e non di aiutare. Questo per il momento, se poi insomma vogliamo entrare più nello specifico,
Grazie. Buonasera a tutti e grazie per questo momento di confronto. Ci chiedevate se il governo sta facendo la sua parte. Io direi proprio di sì. E mai come questa volta l'Abruzzo, diciamo che è una delle regioni all'attenzione di questo governo. Sono stati tanti i finanziamenti, i fondi stanziati per l'Abruzzo. Sicuramente c'è tanto ancora da fare, sia per la parte infrastrutturale, però diciamo che un inizio c'è stato. Quello che si potrà fare anche nei provvedimenti futuri, anche per investire di più sull'infrastruttura della nostra regione. Per quanto riguarda il tema Sevel, so che al Ministero, infatti io riporto, per chi non l'avesse letto, il senatore Castaldi la settimana scorsa ha discusso un'interpellanza, il cui tema era proprio Sevel e Stellantis. E il governo ha risposto e ha ribadito che ci sono diversi tavoli istituiti dal Ministero già dal mese di giugno proprio per dare la possibilità alla nostra regione e quindi alle nostre aziende di riconvertirsi in un certo senso e puntare soprattutto, come dicevate voi, sull'automotive 4.0. Si sta facendo un progetto quindi di strategie politiche industriali a medio e lungo termine anche per quanto riguarda la componentistica, che è quella la difficoltà in questo momento maggiore, sia per l'aumento dei prezzi sia proprio per la carenza di materie prime. Per cui credo che, come diceva anche il rappresentante della regione, forse si sta allarmando un po' troppo sulla questione, anche perché a quanto pare l'azienda ha smentito che ci potrebbero essere problemi di delocalizzazione. Pur vero che in contemporanea partirà a febbraio la produzione in Polonia, e questo è un dato di fatto ed è stato anche appurato e affermato. Per cui da parte nostra massima disponibilità. Per quanto riguarda l'emendamento e legge di bilancio, non credo che ci sia la possibilità, anche perché i termini sono chiusi, ma qui c'è il Presidente della Commissione Finanze che ci potrà, visto che la legge di bilancio è in discussione al Senato, non credo che ci siano i margini per poter presentare un emendamento. Forse senatore D'Alfonso si è persa il passaggio o la richiesta perché è arrivato in ritardo, chiedevano un impegno con un emendamento da presentare in legge di bilancio per stanziare più risorse per la nostra regione. Quindi non so se ci sono dei tempi o abbiamo la possibilità di poter di cogliere questa occasione, altrimenti dovremmo trovare dei provvedimenti futuri per presentare qualche emendamento. Io non ho altro da aggiungere. Poi c'è Camillo che ci può delucidare per i fondi stanziati sulla ZES, che sta seguendo personalmente la questione. Mi devo togliere la mascherina, altrimenti non riesco a parlare. Allora, saluto tutti i presenti, ovviamente i consiglieri regionali, Luciano, Camillo, gli onorevoli, i deputati, i consiglieri, tutti. Ed è un momento importante questo. Adesso non voglio ripetere quanto ha già detto perfettamente il collega Giulio Borrelli. Voglio soltanto ricordare il fatto che siamo qui perché noi costituiamo l'anello tra la popolazione e le istituzioni, quelli a cui la gente si rivolge per esternare le proprie preoccupazioni. Quindi non siamo qui per fare terrorismo. Non stiamo qui per no, lo sto adoperando io, assolutamente. Non stiamo qui per indurre la Sevel, no, ad atteggiamenti che noi non intendiamo che assuma. Noi esprimiamo una preoccupazione data da circostanze oggettive, e cioè, al di là delle difficoltà del momento storiche nell'approvvigionamento di questi semiconduttori che riguarda tutta l'Europa, siamo a conoscenza di tutte queste circostanze.
Poi però ci stanno delle specificità che riguardano la maggiore azienda della Val di Sangro e direi di tutto il centro Italia se non d'Europa, e cioè che riguarda, come diceva perfettamente Giulio, la creazione di questa azienda modernissima, avanzatissima, dove verrà prodotto un furgone, anzi tutti i modelli di furgone, diceva Giulio, Ducato, lo stesso che viene prodotto qui in Val di Sangro. Loro dicono il Ducato Maxi, ma dove passa il Maxi passa pure il Mini, oggi è il Maxi. Però è una preoccupazione, e loro sul lungo periodo intendono produrre, per quello che ci è dato sapere, poi ecco, voi ci informerete e ci direte se sono informazioni corrette quelle che abbiamo oppure no, cioè che intendono sul breve lungo periodo arrivare ad una produzione di circa 100.000 unità, ma che per quel che ci è dato sapere, dicevo, queste 100.000 unità non andrebbero, dice Stellantis, a sottrarsi alla produzione attuale della Sevel. Perché? Perché la crescita della domanda è o sarebbe in ascesa tanto da assorbire questa maggiore richiesta di furgoni. Quindi se il mercato andrà come si spera, questa maggiore produzione che verrà eseguita presso lo stabilimento polacco non andrà a ridurre il numero di furgoni prodotti in Val di Sangro, ma verrà assorbita dalla maggiore domanda del mercato. E questa è l'ipotesi. Di fatto però c'è questo stabilimento che non costituisce una delocalizzazione, tecnicamente parlando, non è una delocalizzazione, ma è in modo più specifico una competizione tra stabilimenti. C'è quello stabilimento dove verrà prodotto un furgone con criteri, è stato già detto, più competitivi dal punto di vista economico-finanziario, e cerco di semplificare. Un furgone prodotto lì costa meno di quanto non costi un furgone prodotto qui in Val di Sangro. Questo è. Quindi, se competizione è, noi dobbiamo attrezzarci perché questa competizione sia perlomeno ad armi, non dico pari, ma che insomma ci metta nelle condizioni di difendere la produzione di questa azienda e più in generale la produzione di tutto il settore dell'automotive della Val di Sangro. Attraverso quali strumenti? Ecco, alcuni di questi sono quelli a cui faceva riferimento Giulio. Le infrastrutture. Ma io ritengo che sia già esistente, bisogna soltanto farlo partire, uno strumento che ho capito, perché insomma, io sono sindaco da 2 anni e mezzo, quindi diciamo sono problemi che sentivo prima che diventassi sindaco, ma che, no, a cui non mi ci ero dedicato con l'attenzione che oggi questo problema richiede e ha richiesto, perché poi la questione l'ho approfondita. E sono arrivato alla conclusione che la ZES possa costituire uno strumento importantissimo e fondamentale, non solo per il rilancio della SEP, ma di tutta la Val di Sangro, di tutto il settore produttivo della Val di Sangro. Perché dico questo? Perché il filo, diciamo così, l'elemento unificante dei prossimi anni sarà, per così dire, l'economia circolare e la sostenibilità, no? Quindi, oltre ai problemi che riguardano la depurazione delle acque, ad esempio, la depurazione delle acque deve avvenire, delle acque industriali, deve avvenire in modo più economico e più efficiente. E questo può comportare una riduzione dei costi. Quello dell'energia. L'energia, giustamente Giulio faceva riferimento al contratto che riguarda la concessione all'Acea, che è scaduto da 8 anni. Ecco, nel prevedere la rinnovazione di questo contratto, di questa concessione, secondo me sarebbe utile prevedere anche a forme di partenariato tra l'ente concessionario e la zona industriale per arrivare a fornire un'energia elettrica a costi inferiori. Ecco,
questi sono tutti elementi che è pulita ed ecologica, sono tutti elementi che sono utili e indispensabili a rendere questa valle più competitiva, perché di competizione si tratta. Dicevo, potenziare la logistica. Noi, e voi sapete, che in Val di Sangro stanno eseguendo i lavori della realizzazione della cosiddetta piastra intermodale, proprio sul territorio del comune di Paglieta. Ecco, quest'opera potrebbe diventare un'opera importante e fondamentale, però bisogna riempirla di contenuti. E a che cosa mi riferisco quando parlo di contenuti? Bisogna pensare all'interno della ZES alla creazione di una zona franca doganale per aumentare i vantaggi delle aziende che operano in Val di Sangro. La zona franca doganale, vedete, non è una mia invenzione, è previsto sia nella legge che della ZES, sia nel piano di sviluppo strategico regionale redatto dalla Regione Abruzzo nel marzo del 2020, la possibilità e l'utilità di istituire all'interno della ZES delle zone franche doganali, che è fondamentale. Questi sono gli strumenti per rendere più competitivi un territorio. E dico questo a proposito della ZES, perché vedete, come vi dicevo, insomma, io mi sono messo a studiare, perché le leggi, si chiamano leggi perché vanno lette, e io ho avuto, anche per la professione che svolgo, la pazienza di mettermi a leggere le leggi, e ho scoperto molte cose, perché al di là dei commenti che uno sente in giro, però una conoscenza diretta credo che sia la cosa migliore rispetto all'interpretazione di altri che vengono assorbite come se fosse un pasto già precotto e premasticato. Ho scoperto questo, che le ZES, ce ne sono diverse, anche nel mondo ce ne sono diverse, e comunque, per riferirmi a quelle italiane, non sono tutte uguali le ZES. La differenza tra una ZES, tra una zona economica speciale e l'altra, sta in quello che ci ha messo dentro la regione, i comuni. Quindi è la legge stessa che ha stabilito che un ruolo importante e fondamentale all'interno delle ZES è quello che viene assunto dalla regione. Perché la regione che può fare? Oltre ai vantaggi stabiliti in via generale dalla legge, il credito d'imposta, il dimezzamento delle tasse per un certo periodo, e tra l'altro la possibilità, recentemente nel 2021, il singolo investimento che era stato stabilito in 50 milioni di euro, l'hanno portato a 100 milioni di euro, pensate un po', 100 milioni di euro. La regione che può fare? La regione può incrementare ulteriormente i vantaggi della ZES. Ad esempio, ma quello che vi sto dicendo io l'ho scoperto leggendo il piano di sviluppo strategico della regione, non un documento di un rivoluzionario estremista, documenti ufficiali della regione. L'esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, la possibilità di applicazione di una percentuale minima dell'IMU e della TARI, la riduzione dei contributi, ecco, a proposito del costo del lavoro, no? Che in Polonia è inferiore rispetto a quello italiano, ma la regione che può fare? Può stabilire, appunto, dicevo, una riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi anni di attività, ovviamente nel rispetto della normativa nazionale ed europea, eccetera. Può stabilire, e poi arriviamo anche alla normativa nazionale, perché ho scoperto anche altro, studiando si scoprono un sacco di cose. Esenzione e incentivi a favore delle start-up innovative, incentivi per la ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e quant'altro, sostegno alla formazione continua per l'innalzamento delle competenze degli occupati, incentivi
per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, esenzione del versamento degli oneri dovuti per le procedure autorizzative di permessi per nuovi investimenti, riduzione per i costi di accesso alle infrastrutture logistiche, eccetera, eccetera. Poi, mi sembra di capire che a proposito di questi aiuti ci possa essere il problema, da qualcuno è stato ipotizzato, dell'incompatibilità degli aiuti di Stato alle imprese, che sarebbe contrario alle norme di funzionamento della comunità. Beh, vi dico questo, che c'è l'articolo 107 lettera 3 punto C, esattamente 3C, che ha stabilito delle deroghe, e credo che sia necessario fare in modo che queste deroghe previste dall'articolo 107 3C debbano necessariamente coincidere con il perimetro delle zone economiche speciali. Bisogna fare in modo che coincidano per aumentare ulteriormente i vantaggi. Ecco, io credo che se veramente vogliamo, teniamo a cuore delle sorti della Val di Sangro e della produzione della Val di Sangro, bisogna rendere questa valle più competitiva rispetto alle sfide che ci attendono. Grazie. Grazie. Allora io cercherò di essere il più veloce possibile, centrando e concentrandomi su un punto che lo ritengo prioritario rispetto agli altri e che nella parte finale ha detto il sindaco di Pagliedi. Io pure ho presentato un'interrogazione, mi ha risposto il ministro dello sviluppo economico. Io credo, intanto come premessa, non si tratta, assessore, di essere preoccupati, si tratta di essere razionalmente impegnati a fare in modo che alcuni processi che sono inevitabili, che sono legati al mercato e che non avvisano né l'Abruzzo, né la Regione, né i parlamentari, ci trovino impreparati. E che cosa ci può trovare impreparato rispetto all'evoluzione del mercato, rispetto all'evoluzione delle domande, diciamo, di cambiamento di un gruppo ormai internazionale e quindi una multinazionale come la Stellantis? Noi tendiamo a chiamarla Seven, ma si tratta di un gruppo multinazionale che ragiona come gruppo multinazionale. Allora io partirei da qui. C'è una prima grande questione che è affrontata, so che è affrontata nell'agenda del governo, credo che debba essere affrontata nell'agenda della regione. Lei, assessore, l'ha detto, l'ho appena accennato, cerco di aggiungere. Uno, le aree 107.3.C, dove sta l'Abruzzo, la parte, diciamo, che ci riguarda, prevedono finanziamenti solo per i nuovi investimenti. Solo. Perfetto. Non prevede finanziamenti per ricerca, per sviluppo, per implementazione, per trasformazione produttiva. L'articolo 108 del trattato consente, in casi eccezionali, su iniziativa dello Stato membro dell'Europa, cercare di chiedere nell'ordine proroghe, finalizzazioni, come diceva il sindaco, e quant'altro. Credo che questa sia la partita delle partite. Perché se un gruppo come Stellantis non può finanziare la ricerca per la transizione che c'è nel processo produttivo, io credo che non è questione del 10% degli operai, lasciamo stare. Credo che questa sia una battuta non proprio felice, diciamo, rivolgersi al tema degli operai rispetto alla questione così complessa che riguarda processi industriali e internazionali, assessore. Releghiamo la battuta infelice. Io credo che invece il tema sia molto più complesso e non sia neanche il tema che il gruppo Stellantis vertici si infastidiscono. Noi siamo l'istituzione, insieme siamo lo Stato fa iniziativa per evitare ciò che non deve accadere, ma accade. Ma ci hanno dato rassicurazioni, certo che ci hanno dato rassicurazioni. Oggi noi dobbiamo organizzare una serie di risposte infrastrutturali, di organizzazione dell'economia, del fabbisogno energetico da reperire, che non ci siano più microinterruzioni perché costano, tutta una serie di pacchetti necessari a fare in modo che mai un gruppo come Stellantis possa pensare di delocalizzare o tecnicamente in altro modo farlo. Questo c'è, questo non c'è.
cioè non c'è nella programmazione del combinato disposto regione governo nazionale. Il pacchetto Val di Sangro, chiamiamolo come vogliamo, è un pacchetto che ha ragione di esistere in funzione di esigenze attuali, ma sicuramente di prospettiva, perché la transizione porta delle esigenze che oggi non ci sono. Ci saranno tra 4, 5, 6 anni e allora arriviamo al punto debole, cioè al pettine. Sulle ZES, avete visto, ci sono finanziamenti sulle infrastrutture, riguarda anche la ferrovia. Di quello dirò all'ultimo, però, un secondo, avendolo seguito in regione. Però le ZES non sono ancora completate. Il sindaco di Atessa diceva le ZES che hanno le caratteristiche di essere ZES. Posso tradurre? La coincidenza tra ZES e area 107.3.C, credo a cui lei faceva riferimento. Però questo significa che adesso c'è la zonizzazione che ha fatto la regione e la zonizzazione che ha fatto il governo. Il governo con il DPCM 22 luglio 2020 ha stabilito quali sono i comuni all'interno della ZES. Non c'è Ortona, non c'è Vasto, ma ci sono i finanziamenti ZES su Ortona e su Vasto, ma il retroporto di Ortona e Vasto non fa parte della ZES. Non è che non fa parte nella carta, nella zonizzazione che fece la regione e che ha confermato e sviluppato la regione, non fa parte proprio del DM, perché il DM è andato a far coincidere le aree 107.3.C con le aree ZES. Quindi i comuni che oggi sono qui in Val di Sangro sono La Tessa, Mozzagrogna e Paglieta. Non mi ricordo se c'è qualcosa di caso, ma Ortona non c'è, c'è San Salvo, Vasto non c'è e non ci sono altri comuni che possono essere, diciamo, il retroporto naturale di alcune realtà. Questo è il tema dei temi che va sollevato al Ministero del Sud e alla Presidenza del Consiglio, in particolare alla Vicepresidenza, alla Sottosegretaria Mendola, che sta seguendo questa questione, in combinato disposto con quanto diceva il sindaco di Paglieta, cioè come si ottiene non la revisione, che sarà complicato, ma la proroga. E è già accaduta questa cosa qui in Europa, è impossibile farla? Ciampi. Falconio, Presidente Regione, Ciampi al governo del paese come ministro, riuscì a trattare la famosa uscita morbida dall'obiettivo 1 all'obiettivo 2. Si convinsero i paesi che sarebbe accaduta la stessa sorte anche allora, quell'alleanza portò alla famosa uscita morbida all'obiettivo 2. Ora questa cosa va rimessa in fila, che serve un'alleanza tra regioni che hanno le stesse nostre condizioni e tra paesi che hanno le stesse nostre condizioni. Ci vuole questa roba qui. Io credo che il primo problema sia questo. L'ultima questione, la ferrovia. Noi siamo rimasti fermi all'ultimo finanziamento, governo Gentiloni, 10 milioni di euro sul sedime ferroviario. Quei 10 milioni di euro non sono ancora a terra. Abbiamo fatto una riunione con i sindaci qualche tempo fa. Se noi vogliamo risolvere questo problema, serve molto la regione, perché serve capire che quale livello di progettazione tua vuole fare del binario ferroviario. Chiariamoci, se il binario ferroviario deve servire a merci, trasporto turistico e trasporto passeggeri TPL, allora i fondi probabilmente non basteranno mai. Però dovete entrare nel merito della progettazione, noi facciamo un'altra scelta. Non è polemica, è un consiglio. Lì deve passare il merci e deve passare, secondo me, il trasporto turistico. I passeggeri. Cioè immaginare che noi riusciamo a realizzare il TPL su ferro che arriva alle scuole, per esempio a Lanciano, significa che voi da tutti i paesi dell'interno dovete immaginare, tu che porta la stazione, poi prendono il treno, poi arriva a Fossa Cesa scendono, prendono l'autobus e vanno. È impossibile. Quindi il treno TPL è impossibile da realizzare. Se tu fai questa scelta e fai solo treno merci e turistico che va alla velocità lenta, non hai l'investimento, la quantità dell'investimento necessario previsto dall'attuale programmazione della tua, perché saltano tutta una serie di rilevamenti, salta tutta una serie di esigenze di sicurezza, salta tutta una serie di questioni. 24,5 milioni di euro ZES più 10 milioni del governo Gentiloni. Mauro, ti prego, ritrovateli dove stanno, dove li stanno investendo, e fanno 34,5 milioni di euro. Questi 34,5 milioni di euro da Fossa Cesia a, oso dirlo per quello che mi ricordo,
a Castel di Sangro, che significa poi agganciare il binario RFI nazionale per arrivare a Napoli, questi fondi bastano, o se non bastano non è la narrazione che si dice che chissà quanti fondi ci sono, ma devi fare la scelta, trasporto merci e trasporto turistico. Se vuoi fare il trasporto passeggeri, che non faremo mai perché non ha la sostenibilità economica, anche se in futuro è pure bello immaginarlo che torniamo alle città con il treno, soprattutto per andare a pescare all'università, però ragazzi, la verità, i numeri, le simulazioni ci dicono che la gomma in questo caso non verrà sostituita sul TPR. Prima scelta da fare, sindaco, è il binario finalizzato a merce e turistico. E vedete che i soldi bastano, se non bastano non stiamo parlando di cifre come quelle che si rappresentano adesso. E per quanto riguarda la ZES, è una grande questione e credo che anche forse questa sala sia divisa tra chi ritiene che la ZES deve rimanere così com'è, cioè la coincidenza con le aree 107.3.c, e chi ritiene come me che debba invece essere recuperata una funzione strategica, perché la mappatura che ci diedero da noi circa 200 ettari oggi non sono sviluppati, ci mancano pezzi e ci mancano soprattutto le città snodo che sono i porti rispetto alle aree ZES. Stiamo al DM, la regione nel frattempo non è che non ha fatto nulla, la regione nel frattempo ha fatto la richiesta del cambiamento della carta degli aiuti di Stato introducendo ulteriori 80 comuni, questi 80 comuni devono andare a finire in Europa poi devono ritornare al governo nazionale, il governo nazionale poi deve approvare definitivamente per l'estensione della ZES. Io credo che la procedura sia un po' più semplice per quanto riguarda diciamo la coincidenza tra ZES e 107.3.c, perché non sta scritto in nessuna norma che la ZES coincide con le aree 107.3.c, se non per la normativa di natura fiscale, per interpretazioni che fa l'Agenzia delle Entrate, che ritiene che quel credito d'imposta scatti solo nelle aree 107.3.c ZES, ma è una roba da interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, non è una roba normativa. Questa pacchetto di roba ce lo siamo studiati prima in regione, adesso in Parlamento. Io credo che invece il caso Sangro esiste, non, secondo me non è possibile un emendamento al bilancio al di là dei termini come dice la collega, ma non è emendabile diciamo il PNRR. Invece quello che secondo me si deve fare, credo su questo più di tutti il Presidente D'Alfonso e il Senatore riuscirà a raccontarci, mettere attorno a un tavolo alcuni ministeri chiave e alcuni soggetti che fanno la differenza sull'attuazione delle risorse. Le risorse PNRR vanno ai comuni, vanno allo Stato, ma vanno anche a soggetti come SACE, SIMEST, Invitalia, questi soggetti portatori di interessi. Si possono sedere attorno a un tavolo con il meccanismo del finanziamento per realizzare un progetto Val di Sangro? Secondo me sì, ed è questa la mia proposta. Grazie. Grazie Sindaco, buonasera a tutti, ci tenevo, nonostante l'avviso dell'ultima ora avevo altro impegno, ma è una problematica troppo importante e attuale, quindi come Assessore regionale politiche del lavoro e della formazione ci tenevo a sentire il Sindaco di Atessa, tutti gli altri sindaci, appunto perché voi siete il front office, ho fatto anche io il Sindaco, so benissimo che tutte le persone vengono da voi. Ma io sto seguendo diverse vertenze della regione Abruzzo, la Val di Sangro è sicuramente importante, come non voglio fare un campanile, anche la Val Vibrata. Sono tante le crisi che ci sono, tutte accentuate rispetto all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Come programmazione regionale abbiamo dovuto virare rispetto al progetto che avevamo, appunto perché ci siamo ritrovati ad affrontare un'emergenza veramente secolare. E quindi oltre all'emergenza sanitaria c'è la crisi economica che va a ripercuotersi sulle aziende. Per quanto riguarda l'automotive è una crisi nazionale. Io sento i colleghi che hanno la delega politica del lavoro nell'ambito della conferenza Stato-Regione e loro stessi evidenziano queste criticità, tant'è che io già a fine estate nell'incontro fatto con Giorgetti insieme al collega Campitelli presentammo un dossier con tutte le vertenze abruzzesi, in particolare anche per quanto riguarda la Sevel. Tra l'altro ho convocato giovedì scorso per
giovedì 9, un tavolo così come richiesto dai sindacati, quindi abbiamo intavolato questa riunione, invito il sindaco a partecipare logicamente, in cui vogliamo capire un po' la situazione. Noi come regione nel frattempo ci stiamo muovendo, io parlo almeno per quanto riguarda il mio dipartimento, stiamo cercando di mettere in campo una serie di misure di politiche attive, sia per quanto riguarda gli incentivi e le assunzioni, ma anche per mantenere i livelli occupazionali. Ci troviamo in un momento di fase tra la vecchia programmazione, quindi ho dovuto rimodulare le vecchie economie, ma stiamo già pensando al nuovo FSE. E vogliamo puntare su queste misure, in base a quello che mi riferiscono le parti sociali nell'incontro che faccio sui tavoli. Fondamentale è la formazione, le politiche formative, perché spesso io ascoltando i territori, ascoltando le aziende, c'è richiesta di lavoro ma mancano i profili. Quindi dobbiamo essere bravi noi, istituzioni, in sinergia, a formare queste persone e a reinserirle nel mondo del lavoro. Abbiamo 21 milioni già pronti, manca la convenzione con ANPAL per quanto riguarda gli ex fondi menziani, ovvero i residui della cassa integrazione. Così come abbiamo recuperato 8 milioni delle economie del vecchio FSE che metteremo in campo a breve, per, come ho detto, per incentivare assunzione anche dei cassa integrati. Quindi sicuramente sono le prime misure che stiamo a mettere in campo a seguito di questa crisi, perché inizialmente abbiamo dovuto rimodulare diversi fondi per affrontare l'emergenza, come dicevo. E poi un grande lavoro per quanto riguarda il potenziamento e l'innovazione dei centri per l'impiego. Abbiamo una situazione dei centri per l'impiego in Abruzzo veramente critica, non assurgono quel ruolo che veramente devono fare, di fare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Cioè non deve essere considerato il centro per l'impiego per un disoccupato e un occupato come un'ultima spiaggia, ma un punto di partenza quando uno perde il lavoro. Questo non accade, abbiamo messo in campo una somma di 21 milioni, anche lì stiamo partendo per rinnovarli da ogni punto di vista, anche lì formando il personale, migliorando la struttura tecnica e informatica, perché appunto vogliamo che questi centri possano svolgere il loro ruolo. Poi, come è stato ricordato, c'è stata la carta degli aiuti di Stato su questa zona, in particolare la testa c'è, quindi ci saranno delle agevolazioni, e io ho posto un'altra questione nell'ambito del Ministero. Ci sono delle condizioni, però insieme possiamo fare una battaglia, ci sono i parlamentari abruzzesi, quello di fare un'altra area di crisi complessa come quella della Val Vibrata. Perché io ho visto veramente le agevolazioni che ci sono, immediate, il percorso della ZES in effetti lo vedo un po' più lungo, quindi l'auspicio che insieme possiamo fare questa battaglia. Si tratta di monitorare la situazione, la Regione sta facendo la sua parte, io sono in contatto sia con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il dottor Annibaletti, ma anche con il Ministero del Lavoro. Dobbiamo monitorare i vari piani industriali della sede e capire cosa vogliono fare per il futuro. Stando sempre attenti, con le orecchie dritte. Grazie e buonasera. Allora, io faccio parte di coloro i quali ritiene giusto non essere colti di sorpresa. Ho interrogato il Ministro dello Sviluppo Economico a fine ottobre e devo dire è stato il suo un intervento di risposta, un intervento didascalico, dove mi ha dato due elementi importanti. Uno, che il sistema Italia rispetto alla presenza in Italia di questo grande soggetto produttore di lavoro, di economia e anche di vitalità nei diversi territori, ha giustamente avuto da SACE una garanzia per 5,6 miliardi di euro. E questo potrebbe essere un dato descrittivo di significato e di valore, perché equivale a quello che le forze sindacali dagli anni 70 avvertivano come importante quando si scommetteva sulla ricerca, si scommetteva sull'innovazione, perché chiedere a garanzia una cifra così importante significa prepararsi per il futuro.
Poi c'è un altro elemento che voglio svelarvi, dettomi durante questa attività di sindacato ispettivo, che a fine dicembre verrà svelato e chiamato così il piano complessivo di investimenti del gruppo in Italia. A fine dicembre, il piano complessivo degli investimenti. Quali sono gli elementi che fanno, diciamo, un rapporto riuscito tra soggetto produttore di economia e sistema territoriale? Quali sono gli elementi? Primo, ci deve essere il prodotto. Il prodotto ce l'abbiamo, ma è messo in discussione dalla competizione internazionale e dalle scelte anche normative che tutti quanti noi abbiamo invocato. Io non posso farvi sentire una memoria remota riguardante un dialogo tra me e Giavazzi, però lo ha sentito il sindaco di Atessa, lo ha sentito Silvio Paolucci, e una conversazione a distanza digitale, ma molto in presenza per il livello di preoccupazione. Durante questo colloquio Giavazzi mi dice: la transizione è stata richiesta, la transizione ha dei costi, noi non ci arrenderemo ai costi della transizione. In Francia il ministro della transizione ha anche una specifica, è della solidarietà, in Francia si chiama così, della transizione e della solidarietà. Il prodotto, l'organizzazione, la capacità produttiva, il territorio, le istituzioni di contesto. Noi dobbiamo ribadire a distanza di decenni, come voi sindaci fate nel quadro anche dei soggetti sindacali, della comunità del lavoro, che interessa questo insediamento e che vogliamo accompagnare questo insediamento per ogni passaggio evolutivo imposto questa volta dalla transizione. Allora, esiste il fondo chiamato capitale dedicato, non arriva ai 5,6 miliardi di euro di SACE, ma arriva per esempio a coprire colpi da 250 milioni di euro. Qual è il valore di questo strumento che noi dobbiamo fare arrivare attraverso l'utile dialogo tra regione, Stato membro, unità della rappresentanza a Bruxelles, per evitare che questi interventi ripetuti vadano a viziare il principio di concorrenza, che è uno dei due principi che regolamenta l'ordinamento comunitario, principio di concorrenza e principio della coesione. Il secondo principio è quello della coesione, che poi fa valere quelle articolazioni richiamate dal sindaco bravissimo che ha parlato prima e anche dal deputato che ha parlato prima di me. Non li voglio citare per non fare adesso promozione della qualità dei loro interventi. Allora noi dobbiamo fare in modo che l'articolo riguardante capitale destinato, voluto durante la crisi del Covid, porta con sé l'opportunità di fare anche designazione di consiglieri d'amministrazione per la durata dell'investimento di capitale destinato. Non so se è chiaro quello che vi sto dicendo. In Francia, quando interviene il ministro della transizione e della solidarietà, per il periodo dell'intervento poi si prevede che a garanzia entri un consigliere d'amministrazione all'interno di quella realtà del ministero ausiliante per cercare di monitorare tutti i passaggi riguardanti quel piano che si sta supportando circa gli investimenti che si stanno discutendo. Allora noi abbiamo capitale dedicato, destinato, poi abbiamo la norma della ZES che avete precisato, e la ZES, guardate, lo dovete leggere, lo avete detto, io lo vorrei precisare, come una specie di letto a castello dove le misure si possono aggiungere, ve ne dico alcune. C'è la misura riguardante la zona logistica semplificata, in Italia ce n'è una sola che si compone con la ZES, una sola, se volete ve la preciso, è a Genova. C'è la zona riguardante la semplificazione fino all'azzeramento degli adempimenti doganali, ce n'è una sola in Italia, a Trieste, per la straordinaria vocazione storicizzata di Trieste. Abbiamo le zone a burocrazia zero, ce ne sono più di una, con un po' di pigrizia da parte dei gestori. C'è la possibilità di riportare in vita i contratti d'area che in alcune parti d'Italia al sud hanno funzionato, per esempio a Gioia Tauro. Tutti questi strumenti possono dare contenuto allo strumento straordinario della ZES. Ma la ZES, come dice il più grande esperto, che si chiama D'Amico, presidente della
realtà ZES a livello europeo, ci sono due figure esperte a livello nazionale ed internazionale, uno è D'Amico e l'altro è Lepore. Lepore è l'assessore regionale della Campania, è un professore di storia economica. Tutti e due dicono che affinché la ZES funzioni c'è bisogno dell'atteggiamento mentale per far funzionare la ZES, perché è uno strumento, diciamo che è una fisarmonica, e in relazione agli investimenti tutte le regole si ritirano fino ad azzerarsi, per cui la realizzazione degli investimenti riferiti all'autosostentamento energetico in regime della ZES, le procedure riferite si azzerano. Non so se mi capite quello che sto dicendo. La ZES evoca una grande elasticità, flessibilità di regole e richiede una cultura della consapevolezza, il contrario della mossa dell'indice. La ZES evoca un mettere al centro l'obiettivo da raggiungere. C'era uno strumento nel 2013 che poi è andato in desuetudine per la paura di usarlo, i cosiddetti contratti dedicati della pubblica amministrazione. Cioè tu quello che devi fare lo riesci a fare evitando ogni sorta di controllo. È chiaro che questo si adatta in un momento riguardante la pandemia, quando è a rischio la struttura trazione dell'economia dell'Abruzzo. Qual è il valore di questa presenza economica di cui parliamo? È l'unica presenza economica che supporta il PIL della regione con numeri costanti e con quel valore dell'economia irrinunciabile che è l'esportazione. Cioè noi sulla presenza dell'automotive di questa parte dell'Abruzzo ci abbiamo fatto camminare i treni, ma non delle rotaie, i treni dell'economia di ogni luogo dell'Abruzzo, perché è quello che fa trazione, è quello che fa dignità economica. Oltre questo e senza questo non avremmo avuto gli investimenti di ANAS. C'è il rapporto tra vita e canna, se c'è questo c'è l'ANAS che ci guarda, c'è le ferrovie che ci guardano, altrimenti decade tutto e torniamo ad essere una terra, diciamo, di frane e di cretoni. Come dobbiamo reagire? Intanto con lo spirito e la cultura delle alleanze, alleanze di tutti i livelli, senza fare meno uno e più uno, perché il gioco è davvero grave, perché lo scacchiere è di una pericolosità unica. Non ci vuole nulla ad una centrale finanziaria a fare in modo che si guardi altrove rispetto a qui. Ma non solo per quella storiella del costo della forza del lavoro, che è l'ultima delle storie che non conta. Ci sono partite riguardanti i cigni neri, non so se sapete che sono i cigni neri. Non so se c'è una diretta, dovrei dirla senza la diretta, persone che devono collocare anche per ridare dignità a partite finanziarie. C'è una frase che si usa in Europa come lo spettro del 1848, parla di un cigno nero che deve riassestare la dignità che manca ad alcune partite riguardanti l'economia. Cioè sono molto più grandi delle riflessioni che si fanno, ecco perché serve per forza metterci insieme. Territori, Stato membro, entrare nel dossier della trattativa Stato membro Europa sulle flessibilità anche lì, cogliendo la grande occasione della crisi da pandemia. Guardate che su questa crisi della pandemia si sta ridiscutendo anche il rapporto piccolo-grande in sanità. È esattamente il contrario di quello che abbiamo ereditato 10 anni fa, 8 anni fa, 12 anni fa. Cioè proprio il contrario del deliberato dell'OMS. E anche sul fronte dell'intervento del denaro pubblico a sostegno della proprietà privata che produce, si sta rivedendo anche le rigidità in sede europea. Ma può accadere che ci entri Ferrero e non ci entri questa partita. Ecco perché è importante essere unitari, senza nessuna interruzione o balbuzie di collaborazione. Ci sono tutte le risorse. Sono le risorse anche per completare la copertura ferroviaria che diceva Camillo. Ci sono tutte, però si tratta di agire facendo capire che questa è la priorità numero uno. La priorità numero uno, quando è che vale? Quando non ce n'è un'altra numero uno. Al massimo ci può essere la numero tre, la numero quattro, ma bisogna essere capaci nel non apparire sdentati circa l'obiettivo da prendere. Bisogna dire questa è la priorità dell'Abruzzo, altrimenti perdiamo dignità economica, che è molto di più dei numeri attuali occupazionali. Ogni volta che si ricomincia si dice facciamo
l'alta velocità o la velocità ad alta capacità ferroviaria sulla dorsale adriatica, riguardando anche l'Abruzzo, perché lei c'è l'automotive che fa quei numeri. Quindi non è soltanto il reddito, è anche la capacità di farci sedere alle trattative. Di questo stiamo parlando. Ci si dice, e mi risponde a fine ottobre, oggi non ci sono problemi, straordinario. Se fossimo nel diritto penale, e domani? Ecco perché non bisogna essere colti di sorpresa, ma non si sta dando il carico su un livello o su un altro, tutti insieme, altrimenti non ci si fa, non ci si fa. Perché non abbiamo presentato l'emendamento, diciamo, come parte? Per evitare che qualcuno potesse dire, siccome l'hai presentato tu, allora io mi distingo. Questo livello di emendamento, come ci ha suggerito Giavazzi, lo fa il relatore, e al relatore gli dobbiamo cantare la messa. Il relatore è quello che, nel momento in cui avverte la complessità della questione, lo presenta, come si può dire, diventando gravidanza dell'opinione di tutti. Questo è lo spirito, e ci stiamo lavorando, e dobbiamo essere attenti a non far capire che vogliamo avvantaggiare questa zona rispetto ad altre, perché è un altro problema questo. Dire ad alta voce, ma senza ululare, spiegando che noi che non abbiamo abitanti, questo ci dà una consistenza che rimedia il problema degli abitanti, che questo è il punto. Le poste del bilancio dello Stato vengono ancora assegnate sul numero dei crani. Noi abbiamo pochi crani, ma il ruolo di questo sistema produttivo ci dà una dignità che noi la dobbiamo difendere facendo accordi, accordi ad ogni livello. Chiunque ha la possibilità, a me avevano detto che decideva questo saggio redattore di articoli che è planato a Palazzo Chigi, sono andato lì, sembrava il consigliere di Luigi XVI, riceve due persone al giorno e decide quali sono i giorni della settimana, lì a prendermi la lezione. Mi ha detto all'inizio che è così che vanno le cose del mondo, e ho detto è vero professore. Poi ci siamo messi di nuovo ad ascoltare in maniera tale che potesse prendere postura questo tema nella sua agenda, ed è entrato nell'agenda. Adesso dobbiamo fare un altro passaggio. I tre relatori, che sono tre, Pesco, Errani, e c'è una donna della Lega bravissima, vorrei dire, sono tutti e tre bravi, uno conosce tutto il territorio, Errani, la rivolta della Lega è bravissima, perché viene dalla Lombardia, una donna che è ancora vice sindaco, cioè quindi incontra i cittadini, non ha paura di guardare negli occhi dei cittadini. Pesco è un giovane ingegnere che si è fatto una bella struttura esperienziale. Oggi non siamo messi male nel far capire che questo tema, se ci entra, si può invocare la prossima volta per un altro distretto di un'altra regione, potrei anche quasi anticipare qual è, però ci dobbiamo muovere tutti all'unisono se vogliamo anche dare un senso a quei convegni che si fanno sulla storia industriale d'Abruzzo. Allora, se però muoversi univocamente, poi che in maniera postuma qualcuno rivendica qualche merito in più, non succede nulla. L'importante è che allora l'abbiano fatto in termini univoci. Gli strumenti normativi ci sono. Il problema non è detto che non ci sia, e non significa fare cultura del lamento. Terzo, mobilitiamo tutte le capacità per non essere colti di sorpresa. Perché questo è un po' come quelle malattie moderne. Poi quando compare non basta la chemioterapia. C'è bisogno di prevenire con molta attitudine e bravura. Emersi elementi interessanti di cui possiamo fare tutti buon uso, a cominciare naturalmente da quelli che sono nelle sedi decisionali nazionali e regionali, e se siamo d'accordo anche con quest'ultimo appello, che mi pare condivisibile, insomma, di muoversi assieme all'unisono, perché la problematica che abbiamo presentato non è legata, il problema della Sevelle è legato a quello di questa zona industriale. Ma Sevelle sta in questa zona industriale, non da altre parti, è vero, stanno aprendo in Polonia. Se si rafforza questa zona industriale, la sua capacità di competizione, si rafforza la Sevelle, e la Sevelle non ha nessun motivo
La Severo va dove fa affari, dove trova la convenienza a produrre e a progettare. Io penso che se ci muoviamo con questo spirito, l'intento di questa riunione, che io vi ringrazio tutti, aveva lo scopo appunto di mettere insieme i vari protagonisti di questa vicenda, di vari dal comune, la regione, i parlamentari, e io vi ringrazio intanto di essere venuti e penso che gli spunti che sono venuti qua sono importanti. Adesso però auspico e vi chiedo di continuare a lavorare assieme, quindi di trovare anche altri momenti. Se ci invitate, ringrazio l'assessore dell'invito per giovedì, noi veniamo volentieri, partecipiamo appunto come uditori ma anche come protagonisti, come propositori. Il momento è questo, questo è da capire, il momento è questo, o lo capiamo adesso, e con tutto il rispetto, assessore, che come me, ma non lo diciamo per campanilismo, la Val di Sangro è unica nel panorama abruzzese e centro italiano. Non è la Val Vibrata, con tutto il rispetto, non è la Tenzo. Sì, sì, però voglio dire, non stiamo parlando, quindi no, assolutamente nessuno allarmismo, non stiamo parlando, l'ho detto, la Sevel gode di ottima salute. Oggi, domani non lo sappiamo, è chiaro che loro, anche scusate, non l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, anche la Honeywell, stava, Enrico, ci stava tutti voi. Fino al giorno prima d'andarsene, diceva che non se ne sarebbe andata. 4-4 volte a chiuse se n'è andata, è evidente, no? Non è che ci vuole molto a capire. Cioè noi dobbiamo rendere questa zona industriale, che è il cuore pulsante dell'Abruzzo, più competitiva e più attrattiva. Detto in due parole, le condizioni ci sono vari elementi che se li giochiamo tutti insieme portano benefici a tutto l'Abruzzo, non adesso a Paglieto, a Archi, a Perano, lo porta a tutto l'Abruzzo, e questo deve essere lo scopo, ed è anche lo scopo di mettere insieme tutte queste forze e tutte queste energie. Io penso che ci sono a livello regionale, la presenza degli assessori ne penso la testimonianza, e li ringrazio ancora. Marsiglia avrebbe voluto partecipare, ma ci ha fatto sapere che stasera non rientrava da Bruxelles, per questo non sta qui, ma ha delegato tutti voi, quindi penso che sia perfettamente consapevole l'intervento dei parlamentari, mi sembra che vadano in questa direzione. Si tratta adesso di trovare i momenti, le occasioni e le sedi, magari altre riunioni dove non c'è bisogno di venire tutti a teatro, si possono fare in modo più rapido consultazioni e far atterrare a terra e concludere positivamente quello che ci siamo detti questa sera. Quindi vi ringrazio e continuiamo a lavorare assieme. Grazie.